Siamo riusciti a riattivare tutte e quattro le attività più importanti che la TEM svolge, la verifica degli impianti termici attraverso un nuovo programma, attraverso la ricostruzione di un qualcosa che va a favore anche della sicurezza, perché la verifica degli impianti termici vuol dire anche sicurezza. L'attività della Tari, l'attività di accertamento per far sì che tutti contribuiscano in maniera equa. L'attività dei cimiteri, ripeto, ieri abbiamo dato l'avvio ad un nuovo caricaferretri. Certo, in un momento di festa come questo, dove si festeggia la fine dell'anno, parlare di queste cose non è proprio il massimo, però anche questa è un'attività di servizio che la TEM svolge. L'igiene urbana, il verde, i mezzi acquisiti. Stiamo cercando di darci da fare, sappiamo benissimo che il percorso è lungo, però confidiamo nei 15 anni di servizio che ci sono stati affidati. Sono arrivati appunto nuovi mezzi, dovrebbe arrivare anche nuovo personale perché in tre sono andati in pensione ed erano operatori qualificati. Però siamo una società completamente in house, quindi le procedure, le formalità, i bandi di selezione, è tutto all'attenzione del controllo analogo, per cui cerchiamo in ogni modo di essere un supporto affinché formalmente possiamo anche provvedere al reperimento delle risorse umane. E a fronte dell'ottima percentuale di raccolta differenziata, le chiedo dove sta andando nel prossimo futuro la raccolta differenziata? Ciò che impone anche la normativa europea non è più la raccolta differenziata spinta, quanto riciclare in maniera circolare. Ed è per questo che ho cercato di spiegare al nostro socio di maggioranza e a tutti gli stakeholder che l'impiantistica in questo caso è fondamentale. È fondamentale perché attraverso l'impianto che avrà il MOTE, ed approfitto per salutare i ragazzi del MOTE e l'amministratore, è l'impianto che oggi stiamo già strutturando perché stiamo ampliando il nostro centro a Carapollo. È il prossimo. Tenendo sempre le incrociate, l'impianto di biogestione, beh, a questo punto il principio della circolarità e della prossimità cominciano ad essere principi che possiamo attuare e non solo cose splendide da dire. Due aspetti. Uno, lo stato di salute, come dicevo prima, è dimostrato dalla crescita dal 2018 ad oggi dell'indice di redditività, segno che il valore dell'azienda cresce, cresceva già prima della trasformazione in house, grazie all'inversione di rotta che noi avevamo messo in campo e non potrà che continuare a crescere con gli investimenti che sono stati realizzati, proseguendo però nella direzione della sobrietà, della gestione della società al servizio dei cittadini e non della politica o dei politici, magari come è stato per troppo tempo, come avviene altrove. Questo è molto importante. E poi ovviamente un affidamento a 15 anni con un potenziamento impiantistico è la dimostrazione più rilevante di come l'operazione TEAM, trasformazione TEAM in house, è stata un'operazione di valore straordinario, che è stata declinata erroneamente solo come un costo, peraltro contenuto, perché il costo complessivo, lo sappiamo, è stato di 1.400.000, è sostanzialmente di 400.000 euro, perché 1 milione tornerà in termini di dividendo al comune, ma come valore. Il valore è straordinario e questo anno lo ha dimostrato. Non fermiamoci.